Aspetta, fammi. Eccoci, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Come al solito ci sono sempre gli imprevisti dell'ultimo secondo, quindi se avete visto un fuori onda non vi preoccupate, è normale amministrazione. Eccoci qui a questo nuovo appuntamento con Darkside. Vi ringraziamo come al solito dell'affetto che ci dimostrate. Fateci sapere se ci sentite, se ci vedete, sì, già ci state mandando i vostri saluti. Grazie, grazie veramente a tutti. Marcello, vorrei lasciare a te la parola e comincia tu a introdurre il personaggio che abbiamo qui con noi questa sera. Beh, stasera abbiamo un collega, un amico che è, lo dico senza troppi giri di parole, lo dico davvero col cuore, un riferimento per tutti quanti noi, è Giovanni Fasanella, che è giornalista storico, perché io devo dire che ho sempre apprezzato molto la maniera rigorosa di Giovanni di approcciarsi alle inchieste. E studiando i documenti e quindi studiando innanzitutto con l'approccio dello storico e poi quello del grande giornalista investigativo, quale Sì, lui è. sì. Quindi per me veramente, insomma, credo Sì, sia. prima di farlo entrare con noi sullo schermo, mi piace ricordare, insomma, Giovanni Fasanella è uno dei principali giornalisti d'inchiesta che abbiamo in Italia. Io ho avuto l'enorme piacere di poter lavorare a uno dei suoi tantissimi libri, in particolare a Colonia Italia. E conservo di quel libro un ricordo bellissimo, non solo per il libro in sé, ma per tutto il lavoro che c'è stato intorno, che fa veramente percepire l'importanza del lavoro svolto e di certe testimonianze. E Marcello, tu vuoi aggiungere qualcosa? Beh, diciamo che entriamo direi subito nel vivo dell'appuntamento di stasera. Con Giovanni Fasanella stasera svilupperemo un discorso molto importante, un discorso per qualche misura trasversale da un punto di vista storico e geopolitico, e cioè il filo rosso che lega tre eventi che sono stati molto importanti nella storia italiana del dopoguerra. La morte di Enrico Mattei, avvenuta nel 1962, il tentato attentato a Enrico Berlinguer, avvenuto a Sofia nel 1973, e la morte, il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro del 1978. Ecco. Perché questi tre fatti che apparentemente sono slegati tra loro, in realtà sono legati da un filo rosso che si vede in filigrana della storia italiana del dopoguerra e che riporta alla storia delle influenze esterne nella storia italiana, influenze che sono state decisive per lo sviluppo del nostro paese sino ad oggi. Marcello, una parentesi doverosa, oggi 28 maggio, tra l'altro una puntata che cade in una data molto particolare, è l'anniversario, sono i 40 anni dalla morte del giornalista Walter Tobagi e sono anche i 46 anni dalla strage di Brescia, Piazzale della Loggia. Esatto. Era doveroso ricordarlo, sono sicuramente temi che andremo ad affrontare in futuro. Adesso a questo punto non ci resta che dare il benvenuto al nostro ospite di stasera, quindi preghiamo Andrea di far accedere Giovanni Fasanella. Eccolo, Eccoci qui. eccolo. Buonasera Giovanni. Buonasera Buonasera Giovanni. a voi e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Intanto, scusa, consentimi di
sfrondare un po' il curriculum, la definizione di storico mi sembra francamente eccessiva, non facciamo ridere la storiografia italiana. Io lo devo ripetere tutte le volte, sono un giornalista, punto e basta. Ecco, okay, è una definizione, è un mestiere talmente bello, non vedo perché ne debba aggiungere un altro che non è il mio. Va bene, è stato un nostro errore, quindi chiediamo scusa agli storici che ci stanno ascoltando. Sì, chiedo scusa anch'io, sono agli storici italiani. Soprattutto a quelli che stimo. Ma dunque, sì, tre storie. Uno dice: ma Mattei, Moro, Berlinguer, che cosa possono mai centrare tra loro? E in realtà sono tre personaggi molto diversi, ovviamente. Ma con storie e in un certo senso anche destini personali che si sono incrociati tra loro, perché accomunati, se così si può dire, da una visione del futuro dell'Italia post bellica che in larga misura coincideva. Questo è il filo, diciamo, che lega questi tre personaggi, che lega le loro storie, che li rende tre protagonisti assoluti di una pagina della storia italiana del secondo dopoguerra. Hai fatto benissimo a fare questa introduzione, Giovanni, perché tanti avevano chiesto appunto in questi giorni in cui abbiamo fatto pubblicità per l'evento, ma siete ammattiti, siete impazziti. Questi personaggi tutti e tre insieme, invece hai appunto contestualizzato il tutto. Marcello, penso che voglia cominciare tu, giusto? Sì, comincerò io, perché contestualizzare al meglio questa lettura che passa per questi tre personaggi, dobbiamo, Giovanni, fare necessariamente un passo indietro. E il passo indietro lo dobbiamo fare alla immediata fine della Seconda Guerra Mondiale, in particolare alla conferenza di Yalta. Credo che ci sia anche una clip video che manderà Andrea alla fine della... Esatto, sì, adesso la stiamo vedendo. E allora, ti chiedo due cose. La prima, qual è la collocazione che l'Italia ha nello scenario mondiale post-bellico che viene stabilito a Yalta, e quali sono i primi presupposti del condizionamento esterno che viene fatto sulla politica italiana? Guarda, una delle cose che ho capito facendo il giornalista, tra l'altro il giornalista di cronaca, il giornalista di attualità, è che per capire l'oggi spesso è necessario andare molto indietro negli anni, e così è stato nel mio caso, per cui non si può, diciamo, raccontare tutto quello che di tragico, di drammatico, di violenza politica, di terrorismo, di morti ammazzate, di feriti, di strage, di trame, di intrighi, cioè di tutto quel torbido incredibile, diciamo, che ha caratterizzato una lunga fase della storia italiana del dopoguerra, non si può cominciare che da lì, cioè da come è finita la seconda guerra mondiale. È finita male per noi, c'è niente da fare, noi avevamo dichiarato guerra a mezzo mondo e abbiamo perso la guerra nonostante l'intermezzo dell'armistizio e della resistenza, per cui siamo stati trattati al tavolo della pace di fatto come una nazione sconfitta, e quindi lo ripeto, mi scuso con i tanti amici che ci stanno ascoltando, che hanno sentito questo discorso già migliaia di volte, ma va ripetuto, siamo stati trattati come un paese sconfitto e quindi soggetto a vincoli da parte di potenze esterne, e quindi delle potenze vincitrici, e i vincoli sostanzialmente erano quelli che
ecco, cito subito il primo documento, se no mi dicono questo è impazzito, e il primo documento, i primi vincoli erano quelli che Winston Churchill indicò al nunzio apostolico a Londra, già diciamo verso la fine della guerra, proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, adesso non ricordo la data precisa, ma nei libri c'è tutto. E dice: l'Italia non potrà avere un regime politico interno pienamente democratico, non potrà avere una propria politica della sicurezza, quindi diciamo, i comunisti non potranno mai andare al governo, gli apparati di sicurezza, esercito, servizi di intelligence, carabinieri, polizia, finanza, alta burocrazia dello Stato, diplomazia, eccetera, eccetera, non dipenderanno dalle legittime autorità politiche interne, ma dai paesi vincitori. E poi il terzo vincolo, forse il più importante di tutti e tre: l'Italia non potrà mai sviluppare una propria autonoma politica estera, soprattutto nel campo, nel quadro del Mediterraneo, e quindi nel campo, nel settore della politica energetica e terzomondista. E quindi Churchill disse a Nunzio Apostolico, dice: ogni passo, qui cito testualmente, cioè proprio ogni passo in questa direzione, i governi italiani li dovranno concordare preventivamente con il governo inglese, cioè con me, ecco. E perché con me, cioè con il governo inglese e con la Gran Bretagna? Perché quello che non si è mai detto, ho letto di polemiche su Yalta, ma poi non è vero che a Yalta il mondo venne diviso in aree di influenza, cioè veramente delle polemiche veramente che a volte fanno persino ridere. Probabilmente non fu proprio in quell'incontro, diciamo, che si misero al tavolino con come la tavola del risico, e dice la Kamchatka a te, il Siam a me, eccetera. Però ci furono tutta una serie di conferenze, di incontri bilaterali e multilaterali negli anni precedenti e nei mesi e anni successivi, in cui diciamo vennero definiti sostanzialmente gli equilibri post bellici. Non credo che nessuno possa mettere in dubbio un fatto, e cioè che il mondo del dopoguerra fu diviso sostanzialmente in due aree di influenza: una dell'Occidente democratica, diciamo a guida anglo-americana, e l'altra del mondo comunista a guida sovietica. Qui c'è una differenza che spesso la storiografia, diciamo, tende a, ma questo non lo dico polemicamente, lo dico come dato oggettivo, la storiografia tende a sottovalutare, e che diciamo, nel quadro della spartizione in aree di influenza tra Stati Uniti e Gran Bretagna dell'Occidente, l'Italia venne assegnata agli inglesi perché gli inglesi la pretesero. Cioè, gli inglesi vollero assolutamente, per tutta una serie di ragioni che vabbè, è inutile che vi spieghi adesso, perché dovremmo partire probabilmente da Enrico VIII, o comunque dal Risorgimento, insomma, almeno ve lo risparmio. Insomma, però per l'Inghilterra l'Italia era una postazione importante per controllare i suoi domini coloniali, che erano sconcentrati nelle aree energetiche per eccellenza, cioè il Mediterraneo, il Nord Africa, il Medio Oriente e poi l'Africa subsahariana, soprattutto l'Africa, la verticale orientale dell'Africa subsahariana. Quindi l'Italia era importante, e quindi Churchill in quella serie di incontri tra le potenze vincitrici pretese e ottenne il controllo dell'Italia. E quindi quelle erano le tre condizioni a cui l'Italia doveva, come dire, sottostare nel dopoguerra. Ecco, bene, allora
Prima che Marcello faccia la sua seconda domanda, io vorrei esprimere quella che forse è una perversione. Io dovrò fare prima o poi, Giovanni, una partita a risico con te a questo punto. Io partivo sempre dalla Kamchatka, quando hai detto Kamchatka io mi sono venuti gli occhi a cuoricino, quindi però io voglio le armate nere, su questo non transigo, quindi ho sempre preferito l'armata rossa, va benissimo, Questo, interrompo questo conflitto di interessi che state facendo subito, ecco. Questo è uso privato del mezzo, quindi vi blocco subito. Piccola parentesi, ci sta seguendo veramente tantissima gente, vedo che ci stanno salutando, ciao a tutti ovviamente, e vi ricordiamo sempre che questo format prevede l'interazione con il pubblico, quindi già stanno arrivando le prime domande, fatele, io sono qui questa sera, proprio ci aspettavamo un po' un assalto alla baionetta, io sono qui carta e penna e mi sto segnando i vostri nomi e cognomi e le domande che fate. Prego Marcello, scusate l'interruzione. Bene, allora, diciamo, abbiamo introdotto quindi il primo tema, ora però ti chiedo Giovanni, in che modo materialmente, attraverso quali azioni gli inglesi intendevano condizionare la politica italiana, e mi farebbe piacere che tu raccontassi anche quella che è stata la tua esperienza diretta con questi documenti, che poi a un certo punto sono diventati anche scottanti, anche a tanti anni di distanza. Gli inglesi, la Gran Bretagna, come tutti i grandi imperi coloniali, lo facevano anche i romani, quindi non è che se lo sono inventati gli inglesi o lo hanno fatto solo loro. La Gran Bretagna, un grande impero coloniale che controllava gran parte del mondo, c'è stato un momento in cui era arrivata a controllare un quarto, diciamo, della terra, controllava i vari paesi innanzitutto attraverso le influenze occulte, influenzava le élite, formava le élite di questi paesi, indirizzandole su posizioni ovviamente anglofile e filo britanniche, e quando questo non bastava ricorrevano anche all'uso delle armi o a altri metodi, definiamoli così, non ortodossi, e così hanno fatto anche ovviamente nei confronti dell'Italia. In Italia la Gran Bretagna ha esercitato un'influenza enorme attraverso i mezzi della propaganda occulta sin dai primi. Che cosa mi state facendo vedere? Mi distraggo adesso. No, stiamo facendo vedere le foto di Vilma Montesi. Ecco, sì, certo. Oddio, dove sono? Le rimandiamo dopo, anche quando affrontiamo proprio l'argomento. Scusa. Stavo dicendo che sin dai primi del Novecento, quando ci fu un enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e quindi si formò un'opinione pubblica in grado di influenzare le classi dirigenti del paese, utilizzarono i giornali per fare proprio questo lavoro, spostando le politiche dei governi italiani in senso filo britannico. E quindi questo era il metodo più soft, diciamo così, più gentile. Naturalmente non sempre i metodi gentili, per così dire, portavano al risultato, e quando questo non accadeva usava anche altri metodi, dalla macchina del fango sino al delitto politico. La macchina del fango è un argomento che mi interessa molto, e mi piacerebbe che tu ci spiegassi un attimo come funziona proprio quest'opera di delegittimazione verso avversari politici, che poi spesso diventano proprio avversari tout court.
Ma non vorrei spiegarlo io, perché sennò dice, vabbè, Fasanella è rincoglionito, dice, lo spiegano loro, cioè, lo spiegano loro attraverso i documenti della loro, degli enti, della loro propaganda occulta, che sono lì depositati. Perché poi in questo, adesso fatemi spezzare una lancia a favore degli inglesi, diciamo, a differenza degli italiani e dell'Italia, sono veramente un paese molto cristallino e molto trasparente, per cui fanno un sacco di cose anche, diciamo, non commentabili, però almeno qualche traccia la lasciano, ecco, per cui l'opinione pubblica può sapere. In Italia le tracce tendenzialmente scompaiono, a essere cancellate. Diciamo, questa mi sembra una differenza da non sottovalutare. Comunque, diceva, attraverso i mezzi della loro propaganda occulta, loro stessi spiegano come fare. Dice, allora, innanzitutto nei confronti di personaggi potenzialmente amici, cioè quelli che consideravano possibili alleati delle politiche britanniche, avvicinarli, coccolarli, corromperli se necessario, favorirli in tutti i modi, se necessario, in modo da, diciamo così, cooptarli nel giro, nel club delle amicizie anglofile. E però non sempre questo sistema funzionava, e soprattutto non funzionò dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, i problemi sono nati proprio allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Inghilterra, che erano convinti di essersi assicurato il protettorato, il controllo, diciamo, del nostro paese, si trovarono improvvisamente a fare i conti invece con una classe dirigente. Non ci sono bambini a quest'ora che ci ascoltano, No, no, tranquillo. Non credo. con i controcazzi, insomma, cioè, possiamo dire tutto quello Giovanni, che ti avevamo chiesto di non dire parolacce, però, chiedo scusa, diciamo, Prego, prego. con gli attributi robusti, vabbè. Insomma, cioè, possiamo dire tutto quello che vogliamo di De Gasperi, di Mattei, di Moro, di Fanfani, di Nenni, di La Malfa, di Togliatti, insomma, di tutti i migliori esponenti, cioè, di quella classe dirigente italiana del dopoguerra, ma non che non avessero un'idea del futuro dell'Italia, una nozione dell'interesse nazionale e, diciamo, anche una visione strategica del modo in cui raggiungere l'obiettivo. E quindi entrarono necessariamente in rotta di collisione con Questo è un un lapsus paese. freudiano, Prego. eh? È Sì. un lapsus freudiano. Perché alcuni entrarono anche in rotta di collusione. Sono fatto un po', quindi non solo di collisione, ma se non ci fossero stati quelli, cioè, anche entrati in rotta di collusione con gli inglesi, probabilmente alcune cose non sarebbero accadute, o sarebbero accadute in modo meno drammatico. E, comunque, che stavo dicendo, adesso mi hai fatto perdere il Tante filo. cose. Stavi dicendo tante cose. Sì, non si aspettavano di fare i conti con una classe dirigente, diciamo, di questo tipo, di questo spessore, con questa idea che aveva in mente di far crescere il paese e di farlo crescere anche andando a disturbare gli interessi britannici proprio in quelle aree in cui la Gran Bretagna non tollerava intrusi, e che erano le aree energetiche, le aree petrolifere. Macchina
del fango, per esempio, il primo strumento per lo definirei proprio il primo atto della strategia della tensione, non il primo atto in senso assoluto, direi come la prima fase di una strategia, la macchina del fango, e questa venne usata per esempio nei confronti di De Gasperi. Cioè De Gasperi, che era naturalmente anche con l'appoggio all'inizio, era molto ben voluto dagli inglesi, era stato messo lì, gli inglesi erano convinti che avrebbe salvaguardato, protetto gli interessi britannici, e gli inglesi pretendevano da lui che mandasse Mattei a dirigere l'AGIP per scioglierla. Anche questo molti amici l'hanno sentito un miliardo di volte, ma lo dico per quello ovviamente che non l'hanno ancora sentito. E invece De Gasperi, invece di imporre a Mattei lo scioglimento dell'AGIP, gli consentì con un decreto di fondare l'ENI, e quindi consentì a Mattei svolgere una politica energetica, ma che non era solo una politica imprenditoriale. Mattei era molto di più di un imprenditore. Mattei era uno stratega politico, non solo un dirigente di una grande azienda. Proprio su questo tema, Giovanni, un attimo, perché abbiamo una clip che Andrea ha preparato per introdurre proprio l'argomento Mattei, e infatti poi una domanda per te in questo senso. Volevo dire qualcosa sulla macchina e fango di De Gasperi? No, lasciamo rapida. Rapida, vai, andiamo, sì, scusami, ti ho interrotto. Uno sgarbo che De Gasperi aveva fatto agli inglesi e che pagò con la macchina del fango, che venne scatenata da ambienti anglofili contro di lui, montando quello scandalo famoso delle lettere che avrebbe scritto durante la guerra, invitando gli alleati a bombardare Roma. E nei documenti britannici, e ho chiuso questo capitolo, degli archivi di Stato britannici, abbiamo trovato tutto il carteggio, tutti i resoconti degli incontri segreti tra gli emissari di De Gasperi e Winston Churchill per risolvere la questione. La questione che venne risolta sostanzialmente attraverso l'uscita di scena di De Gasperi e la sua assoluzione dall'accusa di aver fatto quello che di cui era stato accusato. Ecco, finito con De Gasperi. Poi adesso passiamo infatti a Enrico Mattei, e Andrea penso che abbia preparato una clip che introduce bene l'argomento. Prego, Andrea. Siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosi. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Ecco, queste parole di Mattei fanno venire la pelle d'oca. Esatto. Cosa c'è da aggiungere altro? Invece da aggiungere, appunto, io ti vorrei fare questa domanda. Allora, la prima, tu stavi parlando di macchina del fango riguardo a De Gasperi, quindi qual è invece la stessa strategia applicata nei confronti di Mattei? Nei confronti del successore designato di De Gasperi, cioè l'onorevole Piccioni, che era il De Gasperiano designato a guidare il partito e il paese, dopo l'uscita di scena di De Gasperi. E Piccioni continuò sostanzialmente nel solco del suo maestro, e anche a lui capitò qualcosa di molto sgradevole, perché il figlio fu implicato in uno scandalo notissimo, ricordate tutto lo scandalo di Vilma Montesi,
la ragazza trovata morta sulla spiaggia di Tor Vaianica dopo aver partecipato a dei festini. Abbiamo visto sì la foto, la foto bunga, bunga bunga ante litteram. Questo, io su questo non voglio assolutamente esprimere. E quindi, diciamo, attraverso quello scandalo montato ad arte fu distrutto l'erede di De Gasperi e fu costretto a uscire di scena. E quindi anche in questo caso abbiamo trovato in Inghilterra prove non solo della campagna montata in Italia da settori della stampa anglofila, ma anche dell'astio del governo britannico nei confronti di Piccioni e di De Gasperi. Insomma, anche la storia di Piccioni poi finì naturalmente uscito di scena il padre, e il figlio fu pienamente assolto nel processo per la morte e l'assassinio. Prego. Giovanni, mentre c'è il volume, qualcuno che volume molto alto. Sento il ritorno della mia voce. Sì, probabilmente il tuo. E mentre Andrea manda le altre foto di questo blocco, la domanda è: si può considerare il delitto Mattei, perché poi alla fine di delitto si tratta, come il primo delitto politico della nostra storia repubblicana? Beh, posso parlare? Sì, si può parlare della strategia della tensione, se vogliamo entrare più nel... Credo che su questo non ci siano proprio dubbi. Ecco, qui stiamo vedendo le immagini dell'aereo precipitato a Basscapè. Morì in un incidente aereo che incidente non fu, perché fu provocato da un sabotaggio, e in ogni caso, al di là delle responsabilità materiali, diciamo, del sabotaggio, noi sappiamo con certezza, perché anche di questo esistono prove inconfutabili, non solo dell'ostilità francese, perché pure i francesi, insomma, ce l'avevano con noi, non solo gli inglesi, ma dell'ostilità inglesi nei confronti di Enrico Mattei, un'ostilità durata anni e anni che proprio seguendo i manuali, diciamo così, di cui parlavamo prima, si è espressa in una prima fase attraverso la macchina del fango, campagne denigratorie contro di lui per screditarlo agli occhi dell'opinione pubblica italiana e internazionale, e poi minacce, e poi, diciamo, non avendo ottenuto il risultato, neppure la minaccia, documento inglese che cito, quindi non mia illazione o deduzione, non avendo ottenuto risultati, forse è il momento che passiamo alla pratica, alla nostra intelligence. Ecco, con questo io, per carità, non voglio dire che gli inglesi organizzarono l'attentato ed eseguirono l'attentato contro Enrico Mattei, dico sicuramente che gli inglesi erano tra quelli che desideravano l'uscita di scena di Mattei. Se fosse stata anche un'uscita di scena fisica e non solo politica e imprenditoriale, sarebbe stata proprio la tempesta perfetta, come in effetti accadde. In tutta questa storia che stiamo raccontando questa sera, cioè, io non accuso mai direttamente la Gran Bretagna di aver proprio fatto le cose materialmente, accuso la Gran Bretagna di aver assunto posizioni politiche ostili, di aver programmato progetti, piani ostili, e di aver costruito in Italia le proprie quinte colonne. Ecco, quindi, sì, effettivamente è inquietante sempre il problema dell'audio.
C'è un ritorno, credo, dal tuo computer. Io qui non, ho messo bassissimo Sentiamo, sentiamo. il mio Ok. telefono è Adesso silenziato. va benissimo. Senti, Giovanni, noi abbiamo ovviamente queste puntate, come abbiamo già ripetuto più e più volte, hanno una preparazione alle spalle che è minuziosa, sia per la scelta degli argomenti, per cercare di contenere sempre queste vaste tematiche dentro un binario abbastanza preciso. Abbiamo parlato molto spesso in questi giorni di questo termine molto affascinante, al mio avviso, la politica mediterranea. Una politica mediterranea che in particolar modo viene seguita dagli altri due protagonisti della puntata di stasera, che sono Moro e Berlinguer. Ecco, in cosa consiste questa politica mediterranea che rende invisa l'Italia alle potenze estere e per quale motivo nei documenti inglesi viene indicato addirittura il pontefice Paolo VI come un fiancheggiatore di questa politica? La parola fiancheggiatore promette veramente poco di buono. Beh, insomma, diciamo, ma politica mediterranea era la politica energetica attuata dall'Italia in quegli anni, una politica energetica che mirava ad assicurarsi rapporti privilegiati con i paesi diretti e privilegiati con i paesi produttori e dava naturalmente fastidio agli anglo-americani, agli anglo-francesi e poi anche attraverso l'appoggio politico-diplomatico e spessissimo anche economico dell'Italia ai movimenti di liberazione del terzo mondo, cioè per cui la politica italiana di quegli anni fu una delle cause principali, no, non dico la causa, ma sicuramente una delle cause principali del declino del grande impero coloniale britannico e del grande impero coloniale francese, perché l'Italia, adesso nessuno si scandalizzi, per carità, era riuscita a realizzare gli obiettivi del fascismo, se così possiamo dire, con altri mezzi, cioè attraverso metodi pacifici, attraverso una politica di aiuti, attraverso non la violenza e la colonizzazione, cioè per cui era riuscita a espandere la propria influenza in gran parte del Mediterraneo e dei paesi del terzo mondo a tutto svantaggio degli interessi britannici e francesi. Ora, naturalmente questa politica toccò il suo apice proprio nel periodo in cui Moro, quindi dal 1963, 62, 63, 64, sino al giorno del suo sequestro, Moro fu, diciamo, il protagonista, lo stratega assoluto, diciamo, di questa politica del Mediterraneo e terzomondista dell'Italia, portando l'influenza del nostro paese ai punti più alti della storia del dopoguerra. Il problema Berlinguer è che dice: ma Berlinguer che c'entra con tutto questo? Berlinguer aveva dei problemi con i sovietici per la politica del compromesso storico, magari ne parliamo un'altra volta, se no la facciamo troppo lunga, tant'è che a Sofia i sovietici tentarono persino con Sì, l'aiuto dei infatti bulgari di abbiamo ammazzarlo. la foto se la può rimandare Andrea, raccontaci anche di questo episodio perché è veramente Volete allucinante. che ne parliamo? Vabbè, insomma, era una visita ufficiale che Berlinguer fece in Bulgaria nel 1973. I bulgari insistevano perché ci andasse,
ma insistevano. Abbiamo trovato nell'archivio del Gramsci a suo tempo decine e decine di lettere e telegrammi delle autorità bulgare diretti a Berlinguer, inviti diciamo a visitare la Bulgaria per cercare di appianare tutti i dissidi che erano sorti tra il Partito Comunista Italiano e il mondo sovietico, soprattutto dopo l'invasione della Cecoslovacchia. Quello è uno spartiacque, la posizione del Partito Comunista Italiano di condanna dell'invasione da parte delle truppe del Patto di Varsavia creò delle fratture profonde con quel mondo e ebbe delle ripercussioni molto serie anche all'interno delle aree più, uso una parola forse inappropriata, ma per intenderci, insomma, per comodità, delle aree più riformiste e liberali del comunismo. Del comunismo dell'est come quello cecoslovacco e non solo, ovviamente. Quindi tutto questo dava fastidio ai sovietici e ai bulgari, che erano in qualche modo i bulgari dei sovietici, come in modo di dire in voga per tanti anni. E Berlinguer non ci voleva andare, continuava a dire, si vedevano le sue risposte in calce scritte proprio da lui a mano, con la sua penna, scritto proprio: ma no, ma perché? Ma ditegli che ho da fare, ne parliamo un'altra volta. E lettere dei bulgari insistevano: no, devi venire. Berlinguer che diceva no, eccetera. Poi invece accettò Kossuth. No, per carità, nessuna conclusione, è solo un dato, un dato di cronaca, appunto, e basta, perché abbiamo trovato all'Istituto Gramsci una lettera a Kossuth e la risposta di Kossuth, il quale adesso non so con precisione se poche settimane prima o pochissimi mesi prima, l'estate del 1973, accettò con entusiasmo l'invito bulgaro e andò in Bulgaria in una visita per migliorare, ecco qui cito testualmente, le relazioni tra il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista Bulgaro. Quindi Kossuth accettò tranquillamente, mentre Berlinguer invece resisteva. Ecco, Berlinguer resisteva. Ripeto, nessuna idea maligna su Kossuth, è un fatto puramente casuale, ma è un dato di fatto, punto e basta. E poi, insomma, poi alla fine Berlinguer, non potendo più negarsi, insomma, fissò una data e dice: vabbè, insomma, ottobre 1973, quindi partì con tutti i suoi accompagnatori italiani per la Bulgaria, una visita burrascosa, incontri tesissimi con il leader bulgaro Zivkov, dai verbali che trovammo con Corrado Incerti negli archivi dell'ex Partito Comunista Bulgaro, di quegli incontri tra Berlinguer e Zivkov, cose impressionanti, addirittura minacce a Berlinguer, minacce fisiche, addirittura Zivkov che dice a Berlinguer, dice: guarda che noi in Italia abbiamo creato anche dei gruppi neofascisti per rompervi i coglioni, cioè non so se mi spiego, ne abbiamo creati ex novo o li abbiamo infiltrati, e abbiamo infiltrato anche gruppi di estrema sinistra rivoluzionario per rompere le balle alla vostra politica, per cui state attenti a quello che combinate in Italia. Insomma, poi a un certo punto l'incontro aveva preso una tale piega che Berlinguer, insomma, essendo una persona seria che certo non poteva accettare toni come quelli usati da Zivkov, si alzò e disse: guarda, vabbè, non abbiamo più niente da dirci, dice, io me ne torno immediatamente in Italia, e se ne andò, lasciò la sede del Partito Comunista Bulgaro.
E il corteo di macchine partì dal centro storico della capitale, imboccò il boulevard Lenin, che credo ancora tuttora, questo enorme vialone rettilineo pianeggiante, diciamo, che porta all'aeroporto, tutto in pianura, tranne in un punto dove c'era allora, ma credo anche oggi probabilmente, cavalcavia sulla ferrovia. Ecco, è proprio su quel cavalcavia sulla ferrovia la macchina blindata di Berlinguer, avete mostrato le fotografie, era una macchina blindatissima di fabbricazione sovietica, avete visto in che condizioni venne investita da un camion, per fortuna non cadde perché andò a sbattere contro un palo della luce. Se fosse caduta dal cavalcavia sicuramente Berlinguer sarebbe morta, e ripeto per l'ennesima volta, come faccio in tutte le occasioni pubbliche, se Berlinguer allora fosse morto non ci sarebbe stato bisogno di ammazzare Aldo Moro, diciamo, 5 anni dopo. Va bene, chiuso il capitolo Berlinguer e la sua politica, diciamo così, di emancipazione dal comunismo sovietico, che dava fastidio soprattutto ai sovietici. Dava fastidio anche agli americani, a una parte degli americani, soprattutto alla destra conservatrice, a Henry Kissinger, eccetera. Ma poi, se c'è tempo, ne possiamo vedere anche le ragioni per cui dava fastidio la politica di Berlinguer sia ai sovietici che alla destra oltranzista americana. Ma dava fastidio anche agli inglesi, ma per motivi diversi, questo è il punto, cioè per motivi diversi. Agli inglesi, se i comunisti fossero andati al governo, come abbiamo letto nei documenti trovati a Kew Gardens, gli importava la cosa in sé, gli importava fino a un certo punto. Qual era il problema invece che preoccupava enormemente il governo britannico? È quello descritto in una lunghissima relazione, una delle tante relazione del Foreign Office britannico, il Ministero degli Esteri, sull'influenza che avrebbe avuto l'avvicinamento tra Moro e il Partito Comunista, sulle conseguenze, anzi, non influenze, l'avvicinamento tra Moro e il Partito Comunista nelle relazioni con la Gran Bretagna e soprattutto nei conflitti mediterranei, cioè nei conflitti per il petrolio, nei conflitti per il controllo delle fonti energetiche e nei conflitti per l'espansione dell'influenza nei paesi in via di sviluppo. Ebbene, e qui è impressionante quello che scrive la diplomazia britannica, dice che Berlinguer e Moro insieme sono un pericolo. Perché? Perché attraverso il loro dialogo, attraverso una loro intesa, qual era il terreno dell'intesa sulla quale, diciamo, Moro e Berlinguer potevano agevolmente dialogare? Era proprio quello della politica mediterranea e terzomondista, che erano due vocazioni naturali, diciamo, della tradizione solidaristica cattolica e di quella comunista, in modo particolare del comunismo italiano. E allora gli inglesi dicono: guardate che lì sta succedendo che il governo italiano sta guadagnando posizioni di influenza in tutto il terzo mondo e nei paesi diciamo di nostro interesse, grazie agli appoggi diplomatici, grazie agli appoggi politici, grazie agli aiuti economici forniti dall'ENI e dall'industria di Stato e dall'industria pubblica italiana, cioè era un'industria pubblica costruita subito dopo la guerra, che in certi settori aveva raggiunto punti di eccellenza.
punti di vera eccellenza superando gli altri paesi concorrenti e amici nostri dell'Europa, a cominciare dagli inglesi. Non solo, dice, ma a questo si aggiunge pure la politica del Partito Comunista Italiano, diciamo che attraverso le sue cooperative distribuisce aiuti di ogni tipo ai movimenti di liberazione nazionali del terzo mondo, ma non solo, a rendere il tutto ancora più pericoloso per noi, cioè per noi britannici, c'è il fatto che questa intesa terzomondista e mediterranea tra il PC di Berlinguer e la democrazia di Aldo Moro era benedetta da Paolo VI, cioè dalla politica di Paolo VI, che aveva appena, diciamo, pubblicato la sua enciclica sociale facendo incazzare parecchio, scusate ancora questa espressione oxfordiana, ma non potevo perdere l'occasione per citarla, facendo incazzare parecchio la destra oltranzista dello IOR di Paul Marcinkus. E siamo alla seconda parolaccia. E siamo alla seconda, parolaccia. Per cui concludo questa risposta, cioè necessariamente un po' lunga e un po' complessa, e a un certo punto Moro era un problema per gli inglesi, tanto che gli inglesi naturalmente addirittura programmarono non unilateralmente da soli, ovviamente con un qualche avallo sovietico, con un avallo esplicito francese e tedesco e americano, piani illegali contro Aldo Moro, ma allo stesso tempo facevano il loro ambasciatore in Vaticano, cioè faceva delle analisi sulla situazione in Vaticano. Anche qui non dobbiamo trarre conclusioni affrettate, eh? Intendiamoci, quello che stiamo dicendo ci serve soltanto per farci capire il clima dell'epoca, il contesto. Il loro ambasciatore in Vaticano, l'ambasciatore britannico, mandava a Londra delle relazioni in cui diceva che sto Paolo VI ha rotto le balle con la sua politica. È arrivato il momento di un papa straniero, perché voi vi immaginate in quel momento l'Italia che accresceva la propria influenza nel terzo mondo, addirittura con l'aiuto non solo dei comunisti, ma di un Vaticano gestito da papi italiani, cioè era una cosa che ormai per gli inglesi era diventata insopportabile. Infatti l'ambasciatore diceva, guarda, forse è arrivato il momento di farla finita con i papi italiani, di trovarne uno magari non italiano. Addirittura c'è un documento in cui viene indicato il possibile nuovo papa straniero. Era un signore di Cracovia. L'ambasciatore indica un signore di Cracovia come un possibile successore di Paolo VI. Solo che quando muore Paolo VI, credo ad agosto, mi pare, Sì, agosto ad 78, agosto, sì, ad agosto. di crepacuore, io credo. Non facciamo illazione, sennò qui ci danno subito dei complottisti, eccetera, eccetera. Ma morì di crepacuore, cioè, su questo non c'è dubbio. E ci fu il conclave. Il conclave, invece di eleggere il signore di Cracovia, elesse invece il signore di Venezia. E allora si legge il rapporto sorpreso, diciamo così, dell'ambasciatore britannico in Vaticano. Dice: ma com'è stato possibile, diciamo, una cosa di questo genere? Ma ripeto, qui è sempre, per evitare sempre di fare relazioni dirette, meccaniche, diciamo, tra desiderata britannici e poi effetti concreti, che non sempre c'è un legame diretto, e io non lo voglio fare. Però sta di fatto che
insomma, il signore di Venezia era un signore non gradito agli inglesi, e probabilmente non solo agli inglesi, probabilmente non era gradito nemmeno al signore dello Yor, cioè, che gestiva la palazzina, una nota palazzina romana, su cui credo che qualcuno si stia interrogando, insomma, su che cosa ci potesse essere lì. Io non ne ho la minima idea. Insomma, sta di fatto che il signore di Venezia, ecco, dicevo appunto, questa è una storia piena di casi risolti provvidenzialmente dal destino. Ecco, mettiamola in questi termini. E la sorte del signore di Venezia è proprio uno di questi casi. E morì un mese dopo, morì di morte naturale, naturalmente. Morì un mese dopo di morte naturale, e si rifece il conclave e finalmente saltò fuori l'uomo di Cracovia. Come si dice, buona la seconda. Prego? Buona la seconda. Cioè, per cui a quel punto diciamo che lo scenario in qualche modo auspicato per qualche anno dagli inglesi si era realizzato, cioè non c'era più Moro, si era interrotto il dialogo, non il governo è un'altra cosa, perché sento anche tante stupidaggini sempre di chi pensa di avercelo più lungo degli altri, dice ma questa storia del governo PCDC non è vero, ma c'è certo che non è vero, non era una questione di governo tra i due partiti, era tutta un'altra storia. Insomma, comunque, interrotto il dialogo tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, eletto pure un Papa straniero, a quel punto veramente per l'Italia iniziò una fase di lenta ma inesorabile discesa. Allora, io devo, Marcello, prima che tu faccia la domanda, ti ho visto che la stavi per fare e ti blocco, devo fare metto le mani avanti per non essere preso alla sprovvista dopo, stanno arrivando, cioè, ecco, abbiamo raggiunto adesso il centinaio di domande, quindi... Esatto. Centinaio di domande? Sì. Sì. Vabbè, quindi... facciamo una selezione, ovviamente, tranquillo, esatto. Giovanni. Sto proprio dicendo quello, che ovviamente vi ringraziamo e vi invitiamo a continuare a farle. Non possiamo rispondere questa sera a tutti, però Giovanni ci ha dato la sua assicurazione scritta che si metterà al computer dalla fine della diretta per i tre giorni seguenti a rispondere a ciascuno di voi. Scherzi a parte, cerchiamo... Posso dire solo una cosa, che molti naturalmente possono scrivermi anche in privato, su Messenger, Facebook, io passo gran parte della mia giornata a leggere le email e a rispondere naturalmente dei link. Infatti una cosa molto bella, e penso sia il motivo anche di questa grande attenzione verso la puntata di stasera, è proprio che tu... hai veramente un rapporto speciale con il tuo pubblico. Io, insomma, nasco come tuo fan, quindi so bene quello che fai, e soprattutto come ti approcci anche alle domande più scomode e talvolta neanche troppo educate di alcuni tuoi lettori, perché poi ovviamente ci si presta a tutto quanto, ma tu lo fai con... di peggio, guarda. Però tu lo fai veramente con un aplomb britannico, mi verrebbe da dire, e qui non faccio illazioni, prego, Marcello. Vabbè, allora proviamo a tirare un po' le fila di questo discorso, visto che ci avviamo al rush finale della puntata. Allora, noi siamo partiti da Yalta, siamo passati per Mattei, per l'attentato a Berlinguer, e siamo arrivati a Moro. Allora, per tirare un po' le fila, Giovanni, io ti faccio due domande in una. La prima è quali sono i punti di contatto che ci sono tra la morte, l'eliminazione, chiamiamolo col suo nome, di Enrico Mattei e l'eliminazione di Aldo Moro, che sono certamente due perni di una strategia complessiva che si è dipanata negli anni, e soprattutto rispetto a questi due grandi delitti politici, qual è l'applicazione su questi del
del protocollo inglese, chiamiamolo così, di cui tu prima facevi cenno. Allora, se dovessi perdere il filo, il che alla mia età ormai mi capita abbastanza spesso, poi fermami e... Okay. E ripartiamo. La prima domanda, c'è il legame tra le due morti, no? Cioè, sì. Beh, insomma, è evidente. Mattei era stato lo stratega della politica energetica mediterranea e terzomondista italiana del dopoguerra, ma anche dell'apertura a sinistra, cioè al Partito Socialista, cioè quindi lo stratega del centro sinistra, con l'avallo di John Kennedy, bisogna dire, perché Mattei aveva in programma una visita negli Stati Uniti che non riuscì a fare perché morì dieci giorni prima. Avrebbe dovuto incontrare Kennedy che gli avrebbe dato la sua benedizione. Cioè, quindi Mattei, stratega della politica di apertura al Partito Socialista dopo la fase di centrosinistra. Adesso qualcuno mi dirà: ma il centrosinistra c'è stato anteriore. Sì, dico, ma i processi sono un pochino più lunghi, cioè non è che in 24 ore. Cioè, Mattei era stato l'iniziatore, dopo la crisi del centrismo, era stato l'iniziatore invece di una nuova stagione politica. E Aldo Moro era il suo erede, naturalmente, perché aveva preso in mano il timone della politica energetica mediterranea terzomondista di Mattei, al tempo stesso era stato lo stratega della nuova stagione del centrosinistra, e poi dopo le elezioni politiche del 1968 entrato in crisi praticamente in modo irreversibile il centro-sinistra, la politica di apertura al Partito Comunista, che era una cosa molto complessa, molto più complessa della solidarietà nazionale, ma ne parliamo magari un'altra volta. Comunque il punto centrale era una qualche forma di dialogo e di coinvolgimento del partito Comunista, da cui non si sarebbe potuto prescindere. Ecco, diciamo, questi erano i tratti comuni tra Mattei e Moro, e queste erano due cose che facevano in quegli anni, in quel clima, in quel contesto dell'Italia, per usare una delle tante espressioni leggere, diciamo così, lette nei documenti trovati a Londra, ma anche negli Stati Uniti, facevano dell'Italia il malato del mondo, cioè quindi un'emergenza, un'assoluta emergenza internazionale da risolvere in tutti i modi, anche attraverso, cito tra virgolette, deducendo, anche attraverso azioni illegali. Io, come temevo, ho perso il filo. Qual era la seconda domanda? La seconda era proprio quello che l'accenno proprio quello che tu stavi dicendo, cioè al fatto che in particolare prima per Mattei, ma in particolare per Moro, il protocollo inglese di cui tu accennavi arriva proprio alla massima espressione. Allora, ecco, qui ho accennato nell'incontro molto interessante a cui ho potuto assistere con l'avvocato Biscotti. In una domanda, ma lì in quell'occasione credo sì. ho accennato a qualcosa che avevo scoperto, grazie a Mario Cosè Cereghino, lo devo sempre citare perché è un coautore e collaboratore per me insostituibile. Molti che ci seguono stasera sanno già, fino alla noia l'hanno sentito, che gli inglesi
avevano nei primi mesi del 1976, insieme agli americani, ai tedeschi, ai francesi, avevano preparato un piano per un colpo di stato militare classico, che quel piano era stato poi accantonato perché si era ritenuto che fosse irrealizzabile in un paese come il nostro, perché avrebbe provocato la reazione, il bagno di sangue e tutto, insomma, tutto quello che ci volete mettere dentro. E quindi venne scelto un piano B, di cui noi allora avevamo individuato soltanto il titolo, e cioè appoggio a una diversazione sovversiva. Il titolo, ma non il documento, per cui molti ci derisero, diceva, vabbè, si appoggia, diceva, vabbè, ma sto documento voi che ve lo siete inventato? Addirittura uno, insomma, ha scritto da qualche parte, ah, io sono andato a vedere, cioè noi Cereghino ha trascorso, non so, qualcosa come 20 anni negli archivi inglesi, perché se uno va negli archivi deve anche sapersi muovere, non basta entrare in un archivio, cioè uno in un archivio deve sapersi muovere, soprattutto se è un archivio dove ci sono milioni, se non miliardi di documenti, deve saper fare connessioni, deve sapere dove cercare se non trova qualcosa in uno scaffale, in quale altro scaffale andare a cercare. Ebbene, vabbè, derisi, vabbè, per carità, a volte essere derise può anche essere di aiuto, soprattutto per persone come noi che non si lasciano prendere dalla, no, non si demoralizzano. E dice, vabbè, allora ci hanno fatto una critica, cerchiamo di rispondere a queste critiche nel migliore dei modi, e cioè attraverso i fatti, per cui abbiamo continuato a cercare, seguendo vie traverse. Allora dice, ma quali potevano essere queste diverse azioni sovversive? Cercando, abbiamo trovato dei documenti veramente di interesse estremo. Cioè, il primo documento è del 1944 e dice, vabbè, ma la prendi così alla lontana? No, cioè non è prenderla alla lontana, perché è allora che si pongono le basi per certe cose. È il documento di un maggiore dello spionaggio del SOA inglese che si chiamava Edward Scicluna, un britannico di origine maltese che gli italiani conoscono perché è stato per anni non solo braccio destro di Edgardo Sogno all'epoca del golpe bianco, ma anche responsabile per diverso tempo della sicurezza della Fiat. Ecco, un documento in cui il maggiore Scicluna, diciamo, parlando della riorganizzazione dei servizi segreti nel dopoguerra, accennava a una serie di diverse azioni sovversive. Adesso metto da parte il documento di Scicluna perché immagino già, prevengo subito l'obiezione. Vabbè, magari ha detto Scicluna, e poi magari non se ne è fatto niente. No, il guaio è che quello che proponeva Scicluna venne approvato dal governo inglese qualche anno dopo, nel dopoguerra, venne approvato. Il piano di Scicluna venne approvato quando gli inglesi, che non sciolsero mai il SOE, il loro servizio segreto, era andata via la luce, è tornata. Il loro servizio segreto per le operazioni speciali durante la guerra, no? Ma l'avevano riorganizzato clandestinamente per il dopoguerra. Proprio per compiere diverse azioni sovversive, e vennero richiamati in servizi molti ex agenti del SOE che avevano servito, diciamo, la causa alleata durante. L'avrei fatto anch'io durante la guerra. Se io durante la guerra fossi nato, avessi avuto 17, 18, 20 anni, avessi fatto il partigiano e mi avessero offerto di collaborare con il SOE, io l'avrei fatto senza esitazione. Il problema non è chi collaborò con il SOE durante la guerra, che era una cosa non solo legittima, ma necessaria.
ma chi collaborò col SOE dopo la guerra e per che cosa? Soprattutto per che cosa? E allora, qui credo posso concludere citando questo documento che sarà pubblicato fra tanti e tanti altri nel mio prossimo libro. Scusatemi il consiglio per gli acquisti, ci vuole pure un po' di pubblicità, che uscirà da Chiare Lettere il prossimo 2 luglio, scritto appunto insieme a Mario José, l'insostituibile Mario José Cereghino. Bene, i piani di Scicluna approvati, sapete quali azioni prevedevano contro personaggi e stati ostili? Lasciamo perdere gli stati, perché se ci mettiamo a parlare delle azioni contro gli stati, guarda, immagina che succeda un casino sulla pandemia, lasciamo perdere gli stati. Ma parliamo di personaggi, cioè singoli individui, naturalmente dotati di potere, di influenza, no? di potere in grado di minacciare gli interessi britannici. Allora dicono che ci sono diversi gradi di trattamento da riservare a chi è un nostro potenziale nemico. Allora, il primo è la corruzione, cioè tentiamo di corromperlo. Quindi corrompevano i potenziali nemici per portarli dalla loro parte. Se la corruzione non avesse ottenuto il risultato, sarebbe scattato la seconda fase, la macchina del fango, cioè la denigrazione sistematica, la delegittimazione sistematica di un individuo ostile nel proprio ambiente sociale. Questo un giorno, poi su queste cose poi mi toglierò parecchi sassolini dalle scarpe, ma un altro giorno. Se la macchina del fango non avesse ottenuto il risultato auspicato, sarebbe scattato, diciamo, il terzo trattamento, la minaccia, l'intimidazione. E c'è anche tutta la casistica dell'intimidazione, dai messaggi, mi fate vedere un'altra immagine di nuovo mi distraggo, cioè, dai messaggi minatori all'invio di lettere con proiettili, all'invio di insomma, fino alle bombe, eccetera, eccetera, eccetera. Se neanche, diciamo, questo tipo di trattamento avesse ottenuto il risultato sperato, si sarebbe passati ai trattamenti successivi, che erano di due tipi sostanzialmente, il sequestro di persona e l'eliminazione fisica. Infatti, scusami. Abbassa un attimo, no, mi senti? Ok, no, dicevo, ho sbagliato io a dire ad Andrea la tempistica delle foto, però le foto di Moro erano proprio relative a questa quarta opzione che tu adesso hai ben delineato. Allora, Marcello e Giovanni, io direi che a questo punto cominciamo a fare qualche domanda. Quindi perché non è finita, pensavo fosse finita. Va bene. Okay, allora adesso sbottonati la camicia, mettiti comodo. Il question time ti tocca, Giovanni. Allora, dico ancora una volta, lo ripeto per chi si fosse collegato in ritardo, che non possiamo leggere ovviamente tutte le domande, e faremo una selezione, e poi se avrà voglia Giovanni, prima ovviamente stavamo scherzando, se avrà voglia può tranquillamente rispondere lui, o
potete voi contattarlo sui suoi canali e lui sarà sicuramente ben lieto di rispondervi. Non so quanto ci metterà, sinceramente, penso un bel po', però... Penso che al momento ho un arretrato di 75... Ecco, adesso sei a 175. Poi dipende anche dall'interesse delle certo, domande. Certo, allora, io scorro perché intanto me le sono salvate. C'è una domanda interessante di Davide Di Palo che chiede, quindi cerchiamo di fare proprio delle risposte mirate, io cerco di prendere quelle domande che permettono questa cosa. Davide Di Palo chiede: è pensabile che il filo rosso, il legame anglofilo dello Stato italiano prosegua e si riverberi ancora oggi nelle decisioni strategicamente rilevanti in materia di politica estera? Indubbiamente la situazione si è un po' sfilacciata per le ragioni che sappiamo, insomma, la Brexit. Però, nonostante questo, è ovvio che proprio perché l'Inghilterra e la Gran Bretagna si trova fuori da questo contesto, ha tutto l'interesse a destabilizzare l'Europa e a destabilizzare gli stati più deboli all'interno dell'Europa e tra questi l'Italia. Quindi io penso che la politica di influenza britannica sull'Italia sia ancora oggi attiva, forse più che mai, con quale risultato ovviamente non sono in grado di dirlo, ma ovviamente non c'è solo la Gran Bretagna a giocare questa partita in Italia, ci sono anche i cinesi, ci sono anche i tedeschi, ci sono anche i francesi, ci sono anche gli americani, sono ovviamente, diciamo, viviamo in un mondo diverso da quello della Guerra Fredda bipolare, è un mondo multipolare, con più protagonisti e quindi con più interessi in gioco anche sulla scacchiera italiana. Allora, grazie Giovanni, sicuramente la risposta è stata esaustiva. Oscar De Bona chiede: Giovanni Guareschi era consapevolmente o inconsapevolmente manipolato dagli inglesi? Ma anche se Guareschi era di idee politiche diverse da me, io l'ho sempre ammirato perché era un grandissimo scrittore o un grandissimo giornalista. Io credo che non si sarebbe prestato consapevolmente a una operazione di quel tipo. Ovviamente non ho nessuna prova, quindi non posso far altro che esprimere una sensazione, un'opinione, quindi va presa per quella che è. Credo che sia stato tratto in inganno. Ok, allora Alvaro Fiorucci, che salutiamo, collega giornalista, fa una domanda a cui penso sia difficile rispondere sinteticamente, però molto interessante, magari ci puoi dare qualche numero. Dice: nel governo italiano quali erano gli uomini degli inglesi e quali erano gli uomini legati agli inglesi nei partiti? Quante querele volete farmi prendere? No, allora, a questa domanda io mi rifiuto, chiedo scusa al mio interlocutore, mi rifiuto di rispondere direttamente, perché non mi va. Posso dire questo, posso dire chi erano i personaggi politici italiani che a partire dal 1976 facevano pressione, non solo personaggi politici, anche giornalisti e uomini d'affari, facevano pressione sul governo britannico perché intervenisse in qualche modo, non dico perché sollecitassero l'assassinio di Moro o organizzassero un colpo di Stato, comunque per porre il problema Moro, la politica di Moro, che per esempio, per citare Carlo, il senatore Carlo Donacaten, scriveva all'ambasciatore inglese, è su una china pericolosa. Ma c'era anche Giovanni Spadolini, per esempio, che faceva pressione sugli inglesi e sugli americani perché in qualche modo la politica di Moro venisse bloccata. Ripeto, attenzione, distinguere tra pressioni politiche e azioni legali. Chiaro?
È chiara questa, diciamo, mia... È chiara, è chiara. Sì, sì, sì. Sono cose diverse. Poi, se volessero, non lo so, ci pensano i magistrati eventualmente a trovare prove giudiziarie di eventuali reati. Io non sono a conoscenza di reati. Né credo che Spadolini e Donà Cattin ne potessero, diciamo... commettere nei confronti di Moro. Sicuramente erano suoi avversari. Flaminio Piccoli, per esempio, era un altro degli avversari della politica moroteo. Ed è curioso che dopo la morte di Moro, nella nuova fase politica che si aprì, si cominciò con il preambolo e gli autori del preambolo furono Carlo Donà Cattin e Flaminio Piccoli. Cioè, Carlo Donà Cattin fu proprio lo stratega, cioè quello che si inventò la formula di quelle 5-10 righe del preambolo, e Flaminio Piccoli fu quello che prese il posto di Benigno Zaccagnini, mi pare, no? Marcello e Gianluca, correggetemi se ho sbagliato. E Spadolini fu poi il primo presidente del Consiglio non democristiano. Insomma, poi però c'erano una sfilza di giornalisti che venivano invitati a partecipare a convegni, diciamo, segreti a Londra. Nell'ultimo libro Il puzzle Moro, non quello che uscirà a luglio, quello che è uscito 2 anni fa, li cito nomi e cognomi, giornalisti che partecipavano a convegni segreti in Gran Bretagna su temi tipo come fermare la deriva italiana. Posso aggiungere un'altra cosa, naturalmente da prendere anche questa con le pinze, che i piani definitivi decisi nel giugno del 1976 dal governo degli Stati Uniti della Gran Bretagna furono inviati in anteprima, oltre naturalmente a Henry Kissinger. Addirittura ci fu un incontro in una base segreta, in una base aerea inglese, ma furono inviati, devo per correttezza e sempre, diciamo, per mantenermi sul piano della prudenza, perché non si può accusare di niente nessuno, ma ci si deve limitare semplicemente a riportare le notizie, e le notizie che emergono dai documenti segreti dicono che i piani definitivi approvati dalla Gran Bretagna nel giugno del 1976 vennero inviati in anteprima all'allora presidente della Confindustria Guido Carli e al presidente della Fiat Gianni Agnelli. Non so quale fu la loro risposta. Magari dissero agli inglesi: ma andate a quel paese, non permettetevi più di fare o pensare cose del genere. È possibile che abbiano risposto anche in questo modo. Devo aggiungere però che tracce scritte negli archivi inglesi non ne ho trovate. Ok, allora Diego Parma non fa una domanda, ma mi dà l'occasione per dire una cosa. Dice: premesso, leggo testualmente, premesso che ringrazio entrambi per il grandissimo lavoro che hanno svolto, sarebbe interessante assistere ad un confronto tra Marcello e Giovanni su quale significato danno loro alla figura del grande vecchio. Era Corrado Simioni? Parliamo di Senzani. Allora, no, ci avremmo da dire, Giovanni. Con Marcello, Diego ci ha dato l'occasione per dire che con Marcello stiamo proprio in questi giorni pensando a quello che può essere il secondo palinsesto di Darkseid, e una puntata la vorremmo strutturare proprio su il retroterra fiorentino e Senzani in quel contesto.
Ok, abbiamo detto, quindi Diego Parma, stai tranquillo perché parleremo diffusamente nelle prossime edizioni. E facciamo una puntata fiume, non lì. Facciamo una puntata fiume. Cominciamo alle 9 e finiamo sine die. Non ce ne frega niente. Esatto. scherziamo. Allora, Fabiano Chiavari chiede: i servizi inglesi, a giudizio di Giovanni, hanno avuto un ruolo anche nella morte di Mussolini? Se lo sapessi ci avrei già fatto un libro. Naturalmente è una leggenda, non so se è una leggenda del tutto inventata o se, come molte leggende, ha un qualche elemento di verità. Sembrerebbe che gli inglesi avessero un qualche interesse all'eliminazione anche fisica di Mussolini. Sicuramente non mi stupirei se trovassi un documento, cosa che non accadrà mai. Anzi, poi permettetemi, vorrei dire qualcosa a proposito dei documenti inglesi, perché prima avevo spezzato una lancia a favore degli inglesi, adesso in qualche modo vorrei correggere. Comunque, non mi stupirei se dovessi leggere un giorno da qualche parte in un documento degli archivi inglesi, dice: nostri agenti, magari camuffati da partigiani, perché allora c'era una zona grigia in cui era difficile distinguere un fascista da un agente dell'Ozna di Tito o da un partigiano comunista incazzato del Triangolo della Morte o da un agente inglese. Insomma, c'era una situazione, come raccontiamo nel prossimo libro, piuttosto posso fare un'incursione, Giovanni. Prego. Siccome più di una persona ha scritto, mi chiedono: possiamo svelare il titolo del libro? Il titolo è l'unica cosa che non conosco ancora. Mi dispiace deludere. Spero la prossima settimana mi dovrebbero mandare copertina e titolo. So che è già, insomma, tutto pronto, ma al momento... Allora, ho appena scoperto una cosa veramente inquietante, perché Andrea Piras, che è nel backstage, mi fa notare che ci sono domande che stanno arrivando anche su YouTube, perché qualcuno... in diretta su YouTube. Quindi, per ringraziare gli amici che ci stanno seguendo su YouTube, leggiamo una domanda che infilo adesso in extremis. Massimiliano chiede: all'epoca si diceva che l'ENI disponesse di un servizio segreto, è vero? È stato eliminato? Io qui posso citare, voglio limitarmi a citare una testimonianza diretta che ho avuto proprio dal capo del servizio segreto di Mattei, dell'ENI, che si chiama, credo che sia ancora vivo, anche se credo che abbia superato abbondantemente i 90 anni, Benito Livigni. Era il capo, il responsabile del servizio segreto di Mattei, e lui mi raccontava che esisteva, mi raccontava come funzionava, e per nostra fortuna funzionava piuttosto bene. Ho ragione di ritenere che esista ancora, e sarei preoccupato del contrario, e ho ragione di ritenere che, se oggi, nonostante tutto, l'Italia in alcune aree petrolifere tiene, sia pure a fatica, le sue posizioni, questo lo dobbiamo anche, se non soprattutto, al servizio informazioni dell'ENI. Ecco, quindi Massimiliano penso che sarà soddisfatto della risposta. Allora, c'è una domanda bellissima, perché è molto secca, e quindi pretendo una risposta secca. Venavi Bey, che mi scuserà. Che mi scuserà perché non so mai se pronuncio bene il suo cognome, chiede: ma avevamo amici o eravamo circondati da vipere? In che senso? Cioè, amici dell'Italia? Nel quadro geopolitico. A questo punto io attualizzerei la domanda anche ad oggi: abbiamo amici o siamo circondati da vipere? Allora, questa domanda me la pongono
in tanti, perché no, quando, dell'Inghilterra non si è mai quasi parlato, della Francia più o meno si era già parlato già negli anni 70 e 80, ma insomma, ma dell'Inghilterra mai, cioè tutti pensavano negli Stati Uniti, cioè, fosse proprio la fonte di tutte le nefandezze, per cui molti dicevano ma c'è un ruolo anche inglese, diciamo, com'è possibile? Scusate, qual era la domanda? La domanda che le... avevamo degli amici, possiamo dire. Amici o le vipere? Amici o le vipere? Eravamo in un contesto in cui eravamo amici, diciamo, nel campo della lotta al comunismo, amici e alleati, concorrenti nel campo invece dei conflitti energetici nel Mediterraneo. Questo era il quadro. Quindi 50 e 50. Allora, Alberto Ritucci ci informa che Benito Livigni è morto. Ah, questo mi dispiace moltissimo. Quindi grazie ad Alberto. È una brutta notizia per me, è una brutta notizia. Mi dispiace molto perché ho avuto con lui un rapporto, diciamo, di grande amicizia. Non lo sapevo. Ma, i nostri ascoltatori sono molto attenti, ci aiutano anche laddove noi magari durante la diretta non abbiamo delle lacune, dei lapsus. Loro sono sempre molto attenti a supportarci e li ringraziamo per questo, continuate a farlo. C'è un'altra domanda, di ovviamente provocatoria ma interessante, di Andrea Mengolini. Dice: Moro e Craxi, pur con le loro ovvie differenze, furono due grandi strateghi politici. La loro fine lascia supporre che in questo paese i politici di una certa caratura sono destinati a finire male? Domanda. Non è una domanda provocatoria, è una domanda interessante. E conclude dicendo che per i politici di oggi questo pericolo è inesistente. I politici di oggi, diciamo, cambiamo argomento. Discorso. Parlavo proprio oggi con Rino Formica per una cosa, eccetera, ero veramente stupefatto, diciamo, a sentire questo grande signore della politica italiana parlare con quella lucidità di pensiero, diciamo, che è inimmaginabile trovare in uno qualsiasi degli attuali parlamentari e uomini di governo italiani. Cioè, quindi lasciamo stare quelli attuali. Invece Craxi, allora qui bisogna fare uno sforzo di onestà, cioè separare le sue vicende giudiziarie, che sono divisive, io personalmente ho un giudizio e qualcun altro magari ritiene che Craxi fosse il più grande gangster della storia italiana, io non lo penso. Craxi era un uomo del Novecento con tutti i pregi e i difetti degli uomini del Novecento, di quel secolo, di quel periodo della guerra fredda, del secondo dopoguerra italiano. Detto questo, però, credo che, insomma, un minimo di onestà intellettuale imponga che si riconosca a Craxi di essere stato l'ultimo grande interprete della politica mediterranea italiana, e credo che proprio questa sia la ragione del suo accanimento, adesso non voglio dire giudiziario, sennò Di Pietro mi querela subito, ma del suo accanimento, diciamo, nell'opinione pubblica, no? Dell'azione denigratoria, appunto, della macchina del fango che si è azionata per Craxi. Allora, che ha preceduto la fine politica. Ci avviamo, leggiamo le ultime domande. C'è Gabriella Annucci che chiede: ma le domande poste dalle donne non vi piacciono? È un club per soli uomini? No, Gabriella, non è così. Assolutamente. Io non posso nessun veto. Diciamo. Chiedo scusa se ho letto soltanto domande maschili, ma la mia scelta non è sul sesso dei nostri ascoltatori, ma sulla qualità delle domande. Quindi alcune magari troppo lunghe sono state scartate, alcune magari che non erano molto in linea non vengono fatte. Quindi
chiedo scusa se non ho incluso domande di donne, cosa che solitamente facciamo senza nessun problema, quindi non penso sia veramente sensata questa cosa del maschilismo. Comunque, anzi, vediamo perché. Allora, Gabriella Annucci. Allora, Gabriella Annucci effettivamente fa due domande. Una, la prima è: cos'è il soft power e la propaganda occulta? E la seconda, se può Giovanni ricordare chi ci portò in guerra nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi scegli tu a quale rispondere. Soft power e propaganda occulta sono sostanzialmente la stessa cosa, cioè sono un modo abbastanza morbido per indurre qualcuno a fare qualcosa nel proprio interesse. Quindi credo gli inglesi, ma non solo loro, cioè anche i sovietici, tutti i paesi ovviamente usano questi sistemi. Io ho scritto un libro, Colonia Italia, sugli inglesi, perché lì ho trovato documenti. Se avessi trovato documenti negli archivi di Mosca, ciao, buonanotte, diciamo, ovviamente avrei potuto fare un libro, diciamo, sul soft power. Beh, lì forse era un po' meno soft, dell'Unione Sovietica verso le elite dei paesi satelliti. E invece l'altra domanda era: chi ci portò in guerra nella Seconda Guerra Mondiale? Qual è stato il ruolo anche dei, insomma, Mussolini, degli intellettuali? La Seconda Guerra Mondiale o la prima? No, ho mischiato due domande. La prima era una domanda relativa agli intellettuali. Invece Gabriella no, mi chiede, tra l'altro mi dispiace perché mi chiede: ma quindi le mie domande erano stupide? No, io non ho mai detto. Non ho mai detto una cosa del genere, abbiamo semplicemente parlato di una selezione. No, sono domande molto intelligenti. Per motivi di tempo, però. Quindi no, la domanda di Gabriella era: chi ci ha portato in guerra nella Seconda Guerra Mondiale? E aspetta un attimo, noi italiani entrammo un anno dopo, che ruolo ebbero i giornali e gli intellettuali del tempo? La responsabilità primaria dell'entrata in guerra dell'Italia ovviamente era di Mussolini e del regime fascista. Su questo è un fatto storico, credo che sia, innegabile. Non saprei dire se gli intellettuali ebbero un ruolo oppure no, mi pare di no, tutto sommato, a differenza invece della prima guerra mondiale, quando il ruolo degli intellettuali e dei grandi mezzi di comunicazione di massa fu determinante in varie fasi. Prima nel passaggio, diciamo, nel trasferire l'Italia dall'alleanza con gli imperi centrali, l'Austria, Ungheria e la Germania, su una posizione di neutralità, e poi nel trasferimento dell'Italia da una posizione, diciamo, di neutralità a una posizione interventista a fianco degli inglesi e dei francesi. Lì il ruolo degli intellettuali e dei grandi giornali fu determinante. Esatto, intanto sto monitorando le ultime. Allora, un'ultima domanda. C'è una domanda che volevo girare a Giovanni, che mi sembra interessante. Sì. Mi perdoneranno le ascoltatrici se è di un uomo, ma insomma, a volte succede. Ed è di Fabrizio Agnocchetti, e probabilmente legandoci a quello che stavamo dicendo prima di Craxi. Lui domanda: non è stato Andreotti l'ultimo stratega della politica mediterranea terzomondista? Sì, se vogliamo anche Andreotti. Andreotti arriva sicuramente da quella tradizione della politica mediterranea e terzomondista italiana. Su questo non c'è alcun dubbio. Io ritengo però che Craxi avesse
probabilmente molti nostri ascoltatori non saranno d'accordo, avesse una marcia in più rispetto ad Andreotti. Andreotti era più un gestore, se vogliamo, ma questo non necessariamente do a questa parola un significato negativo, e Craxi era a suo modo anche un visionario, uno stratega, uno che a cui piaceva anche, come dire, inventare strategie politiche, iniziative corsare. Allora, ultima domanda, ad esempio, a Guglielma Vaccaro ho risposto in privato perché mi aveva fatto una domanda, questo a riprova, insomma, che non facciamo distinzioni di sesso, però chiudo con, nemmeno con una domanda, ma con una riflessione di Salvatore Livorno, tra l'altro un mio amico, quindi lo saluto, e dice: quando sento parlare di Berlinguer, Moro, eccetera, scrive proprio così, mi piacerebbe che qualcuno ricordasse il ruolo avuto in quegli anni nel PCI dal presidente emerito Napolitano, emerito tra virgolette. Aspettiamo qualche anno. non mi mettete in imbarazzo. Vabbè, a parte le battute, però posso dire questo: c'è un aspetto positivo del ruolo di Napolitano, che è stato quello di spingere per spostare il Partito Comunista su posizioni occidentali e filoatlantiche. Io questo lo ritengo un merito personalmente. Di Napolitano invece non mi è mai piaciuto, soprattutto durante gli anni della sua presidenza e poi anche in una fase dei 55 giorni del sequestro Moro, lo dico dopo. Gli anni della sua presidenza lui è stato più un uomo, come si dice oggi, di establishment, no? Che uomo, adesso dire uomo del popolo sarebbe forse un po' troppo retorico, ma insomma è stato uomo di establishment. Se questo abbia giovato o meno all'Italia, io non sono onestamente ancora in grado di dare una risposta definitiva, la lascerei agli storici. E quanto invece a un suo ruolo durante i 55 giorni del sequestro Moro, beh, c'è un episodio che io riporto nell'ultimo libro, il Puzzle Moro, che mi ha, francamente, non me l'aspettavo, non mi aspettavo una cosa del genere da un esponente di quello che allora era il mio partito. Era il mese di aprile, quindi aprile 1978, quindi Moro era ancora vivo ed era ancora prigioniero delle Brigate Rosse, e Napolitano andò in visita insieme a Giancarlo Pajetta all'ambasciata inglese, insomma, e durante quel pranzo, di cui c'è ovviamente un lunghissimo resoconto dell'ambasciatore dell'epoca, Alan Campbell, che tra l'altro era stato quello, che aveva guidato la commissione per le azioni illegali contro l'Italia. Vabbè, insomma, i due, Pajetta e Napolitano, si erano proprio... Vabbè, una parola volgare, ma erano proprio sbracati negli elogi al sistema britannico. Ok, Giovanni, grazie, veramente grazie molte per questa interessantissima presentazione, è stata molto seguita e ci sono tante domande a cui non abbiamo potuto rispondere, tutte sensatissime, e tanti commenti veramente molto positivi, qualcuno anche meno, ma fa parte del gioco, quindi non ce ne preoccupiamo, anzi è giusto che sia così, ci piace il confronto proprio per quello. E non ci resta che salutarti, grazie veramente di essere stato con noi, Giovanni, e ci rivediamo sicuramente nella prossima edizione di Dark Side. Grazie a voi e chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni, grazie. Marcello, eccoci, è stata una puntata veramente molto ricca di contenuti. E... densa, una puntata densa. Densa, veramente densa.
Allora, non ci resta a questo punto, tagliamo corto. Il prossimo appuntamento, sempre su questa pagina, Darkside, giovedì 4 giugno, ore 21. È un appuntamento. Siamo arrivati, ci avviamo verso la conclusione di questo format e abbiamo un appuntamento davvero, davvero imperdibile. E Marcello, chi abbiamo con noi giovedì prossimo? Abbiamo con noi l'amico e collega Andrea Ciresini e il giudice Guido Salvini, che ci parleranno di Piazza Fontana, partendo dal loro splendido libro La maledizione di Piazza Fontana. Sì, anche sì, questo è edito da Chiare Lettere, e quindi veramente non perdetevi nessuna di, vedo che ci state seguendo, siete sempre di più, questo non può che farci piacere. Vi aspettiamo giovedì prossimo, ore 21, su Darkside. Ciao e grazie. Giovedì.